con una collaborazione musicale di un artista De Ruggero importante, e se volete potete averli. Abbiamo e ringrazio Luca Valentini che cura una diretta in uno streaming su Facebook, credo con la rivista Ereticamente. Ricordo ancora, Mitosmogos, anche questa sera siamo in tanti e vi ringrazio di sostenerci. Questo nonostante un assordante silenzio della stampa cartacea, ma per fortuna c'è Facebook, ci sono le comunicazioni passaparola. Una stampa cartacea che poi insomma non si lamentino se non vengono letti più di tanto, perché ci sono molte persone a cui la cultura interessa e che amerebbero trovare annunci sui giornali degli eventi di cultura che sono insieme di qualità e molto molto popolari, come possiamo vedere. Ancora due annotazioni. I prossimi eventi saranno dopodomani al Piasseo, ovvero sia Piazza Mottino. Giuliano Franceschini, professore associato di didattica generale all'Università di Firenze, parlerà della questione della Paideia dai greci a possibili scenari del futuro, quindi la robotica e così via. Il 31 luglio abbiamo un bel evento di teatro, un po' così, un po' laterale come tematica, ma interessante nella sua realizzazione, che è Maruzza Musumeci, dal romanzo di Andrea Camilleri. Andiamo in una Magna Grecia aggiornata, a Parco Scelli a San Terenzo, in caso di pioggia al Castello di Lerici. È una produzione Lunaria Teatro, regia di Daniela Ardini, e l'attore è un ottimo attore, Pietro Montandon. Sempre per il teatro, il 2 agosto alle 21:30 a Parco Scelli, la compagnia Atelier Teatro, che è in residenza artistica presso la Scuola Artena, presenta Aristofane, Pluto e Pace, e così via. Ricordo che gli Argonauti nel Golfo degli Dei, che sarà un'enorme performance in tutto il lungomare il 5 agosto, in caso di pioggia si farà al Castello, e la stessa cosa accade per lo spettacolo della Lunaria Teatro, e probabilmente per la performance Il labirinto di Orfeo con la grande danzatrice Yumiko Yoshioka e Annalisa Maggiani, che se pioverà invece che a Parco Scelli si fa al Castello. Bene, a questo punto invito la vice sindaco Lisa Saisi per un saluto e poi presenterò il professor Bettini. Prego Lisa. Buonasera, giusto due parole per darvi il benvenuto da parte dell'amministrazione a questa bellissima manifestazione. Mitos Logos è una rassegna ormai che è diventata un appuntamento costante, sta crescendo sempre di più, grazie ad Angelo che veramente ci dedica tutta la sua anima, grazie a tutti coloro che lo seguono, che sono veramente sempre tanti. L'amministrazione è veramente felice di poter contribuire in qualche maniera a fare crescere questa manifestazione. Ora lascio la parola ad Angelo e al professor Bettini, che sicuramente saranno molto più interessanti di me. Grazie Elisa. Allora, due parole di presentazione su Maurizio Bettini. Chi fosse stato all'Università di Pisa intorno al 72, come c'ero io, e avesse avuto l'occasione di frequentare l'Istituto di Latino, in particolare i corsi di grammatica greca e latina del professor Bettini, sarebbe rimasto come me strabiliato dal modo in cui manipolava certi materiali filologici, certe citazioni, in un modo veramente unico, originale e decisamente innovativo in quegli anni. Io inviterei Maurizio Bettini qui sul palco, intanto che continua a dire qualcosa di lui. Prego Maurizio, è già venuto anche l'anno scorso, però vi ricapitolo alcune fondamentali della sua ricerca. È classicista e scrittore, insegna filologia classica all'Università di Siena, dove ha fondato, insieme ad altri studiosi, il Centro Antropologia e Mondo Antico, di cui è direttore. Raccoglie il Centro Filologi Classici, Storici Antichi, Archeologi, Semiologi, studiosi della fortuna e della trasmissione della cultura classica, e promuove ricerche interdisciplinari di taglio antropologico sul mondo antico. Dal 1992 tiene regolarmente seminari presso il Department of Classics
della University of California at Berkeley. È stato più volte direttore d'études associé presso l'École des Hautes Études di Parigi. Ha insegnato al Collège de France. Con l'editore Einaudi cura la serie mitologica presso l'editore Il Mulino. È responsabile della collana Antropologia del mondo antico. Collabora con la pagina culturale della Repubblica, ha scritto anche romanzi e racconti molto raffinati. Il suo principale campo di studio è costituito dalla riflessione antropologica sulla cultura greca e romana, spesso in rapporto con l'esperienza della modernità. Vi cito qualche libro, così avete un'idea più precisa. Il ritratto dell'amante, un'antropologia dell'immagine scritta a partire dai miti e dai racconti che parlano di immagini, una storia della letteratura latina, i classici nell'età dell'indiscrezione, riflessione ironica sull'era dei mass media vista con gli occhi dei classici, con Einaudi. E poi Nascere, storie di donne, donnole, madri ed eroi, un lungo viaggio nel mondo della mitologia della nascita e delle credenze sugli animali. Le orecchie di Hermes, esplorazioni delle radici antropologiche della letteratura classica. No, li voglio dire perché sono libri che danno un'idea. Non finiamo più. Il mito di Elena, ha raccontato nuovamente il mito della traditrice per eccellenza. E poi con Guido Rizzi il mito di Edipo, in cui ha raccontato l'incontro tra un Sofocle, giovane autore di teatro, e un Apollo regista. Fammene dire ancora uno. Affari di famiglia, la parentela nella cultura e nella letteratura antica, con Il Mulino, eccetera, eccetera, eccetera. Al bookshop trovate dell'altro. Maurizio, grazie di essere con noi. La taglio corta perché è lunga, e a te. Quindi gli dei in Omero, i greci l'invisibile. Buonasera, buonasera a tutti. Mi sentite? Sì. Anche in fondo? Sì? Bene. Bene, sono molto felice di essere qui per il secondo anno di fila, di essere qui con voi, di essere con un vecchio e carissimo amico come Angelo Tonelli. Il tema di cui vi parlerò è il modo in cui appaiono gli dèi nei poemi omerici, o meglio, il modo in cui appaiono ma anche non appaiono, cioè questa ambiguità che caratterizza l'apparire degli dèi nei poemi. Chi ha letto, almeno in parte, l'Iliade o l'Odissea, forse non si è reso conto che il lettore di questi poemi ha un grandissimo privilegio, cioè il poeta gli fa vedere gli dèi, diciamo provvisoriamente, come sono davvero. Vi faccio un esempio. La descrizione di Atena che si prepara per andare in battaglia, no? È un passo abbastanza famoso dell'Iliade. E dice Omero: una volta indossato il chitone di Zeus, adunatore di nubi, si rivestiva delle armi per la guerra luttuosa. Sulle spalle si mise l'egida ornata di frange, terribile, tutti intorno alla quale fanno corona Phobos, Eris, Alcheia, Iochè dolorosa, la testa del mondo del mostro tremente, Gorgone, spaventosa e orribile. Poi si mise sul capo l'elmo d'oro, dal doppio cimiero, a quattro piastre, adorno dei guerrieri di 100 città, eccetera, e descrive sostanzialmente Atena come la si può vedere in un museo, la statua di Atena. Questo è il lettore, grazie a Omero, che glielo descrive. I personaggi, però, quelli che stanno dentro il poema, intendo dire gli eroi, no? Agamennone, Achille, Odisseo, Diomede, che cosa vedono? Vedono, gli dèi li vedono così? No, non li vedono così. Vedono altre cose, diciamo, che cercherò di descrivervi per farvi entrare un po' più dentro, no? Queste bellissime narrazioni. Direi che ci sono come due fasce dei poemi. La fascia divina, che è riservata al lettore, lui tramite le parole di Omero vede gli dèi, così come ce li immaginiamo, e la fascia umana degli eroi che stanno dentro il poema, che vedono altro. In realtà gli dèi, quando incontrano gli umani del poema,
si nascondono, si camuffano, o diventano altro. Insomma, cercherò di descrivervelo. Innanzitutto, gli dèi possono manifestarsi prendendo l'aspetto di una persona mortale. Per esempio, persone eroi con un'identità precisa. La dea Atena può assumere l'aspetto fisico di un personaggio che si chiama Mente e si presenta come se fosse Mente, ma in realtà è Atena. Oppure può assumere un aspetto genericamente umano, un giovane pastore, oppure descritta una donna bella e grande, senza dire chi è. Altre volte, però, si possono manifestare sotto forma di una stella, di un astro. Però è sempre un dio. Atena, per esempio, Atena si manifesta sotto forma di un astro. Oppure sotto forma di un fiotto di nebbia, di una nube, anche di un uccello, perché no? Per esempio, Atena, ancora lei, nella reggia di Odisseo, si posa per assistere alla strage dei Proci, si posa su una trave ed è una rondine. Oppure possono essere avvoltoi. Insomma, gli dèi diventano qualche cosa per farsi vedere. Quindi quando noi diciamo che gli dèi di Omero sono antropomorfi, cioè hanno l'aspetto di umani, no? Questo vuol dire antropomorfismo, in realtà diciamo una cosa che è inesatta. Sì, sono antropomorfi per i lettori, cioè per come il poeta li descrive a chi legge il poema, ma non sono mai antropomorfi per quelli che stanno dentro, per gli altri personaggi. Sono di volta in volta un astro, un fiotto di nebbia, una luce e via discorrendo. Altre volte poi, gli dèi possono anche essere semplicemente una voce. Infatti c'è un filologo americano che si chiama, c'è un nome italiano, Pucci, che aveva inventato questa espressione, no? Come c'è l'epifania del Dio, lui diceva c'è anche l'epifonia, cioè si manifesta sotto forma di suono, perché emettono un grido che li fa riconoscere. Il fatto è che c'è una legge precisa che il poeta Callimaco enuncia e dice: così recitano le leggi di Crono, cioè le leggi più antiche che si conoscono, le leggi del dio Cronos. Colui che dirige lo sguardo su un immortale, quando il dio non lo voglia, lo paga a caro prezzo. Cioè in realtà c'è una legge, gli uomini non devono vedere gli dèi come sono, perché sennò pagano un prezzo. Per esempio Atteone, che vide Palla di Atena nuda, la vide com'era, fu sbranato dai cani. Oppure Semele, che vide Zeus nel suo splendore, ne fu bruciata. Cioè in realtà non si devono vedere gli dèi, perché vederli è estremamente pericoloso. Quindi gli dèi sono un paradosso nei poemi omerici. Esistono in forma antropomorfa come noi li conosciamo, però contemporaneamente esistono sotto forma di altro, che sono un po' il ventaglio delle cose che ho cercato di descrivere. Altre volte gli dèi esistono come indizi, come segnali. Per esempio, una volta Poseidone, il dio del mare, il dio che scuote la terra, il dio dei terremoti, eccetera, si presenta sotto forma al solito di un essere umano, Calcante, l'eroe Calcante, assunto l'identità di Calcante. Spesso questi personaggi umani vengono raddoppiati dagli dèi, no? Cioè uno viene privato della sua identità perché c'è il dio che diventa lui da un'altra parte. E allora, quelli che vedono questo Calcante, però a un certo punto si accorgono che quello non è lui per il modo in cui cammina. Infatti il personaggio si insospettisce e dice: no, ma io ho visto dei passi, quello non è Calcante, quello è Poseidone. Perché l'ha riconosciuto? Perché camminando ha fatto tremare la terra, come fa Poseidone, e quindi lui ha capito che quello è il dio. Oppure c'è una donna bellissima che in realtà è Afrodite, ma non lo dice di essere Afrodite, si presenta come altro, però è talmente seducente che il personaggio dice: non è una donna, quella è una dea. Perché? Perché è Afrodite, la dea della bellezza. Oppure Atena,
che è famosa per il suo sguardo, no? Infatti è chiamata la dea degli occhi di civetta, la dea degli occhi che bruciano, eccetera. Quando ha assunto l'aspetto di una donna, viene riconosciuta perché? Perché ha lo sguardo troppo brillante. Quindi sono, come dire, i tratti caratteristici di quelle divinità che si manifestano attraverso degli indizi che fanno riconoscere la divinità per quello che è. Però gli umani al solito non vedono veramente il Dio, lo intuiscono che c'è. Ma come funziona esattamente questo assumere l'identità altrui? Questo è un fatto molto interessante, no? Perché dovete immaginare che nel corso del poema tante volte, come dicevo, un eroe può essere raddoppiato da un Dio, cioè un Dio assume la sua identità. Questi non si incontrano mai, il vero, diciamo, il personaggio umano e il Dio che lo raddoppia non si incontrano, non succedono queste scene di angoscia in cui uno incontra l'altro se stesso, però di fatto questo avviene. E com'è che un Dio assume l'identità di un mortale, di un eroe qualunque? Omero lo dice una volta, è una scena interessante perché è Achille che sta inseguendo un eroe che si chiama Agenore e Apollo non vuole che Agenore muoia. Allora che cosa fa? Prende lui l'identità di Agenore e scappa a cavallo e Achille si fa ingannare, cioè crede che Agenore sia quello e lo insegue, mentre intanto Agenore ovvero si mette in salvo. Poi finalmente Apollo si fa riconoscere e dice: Achille mi ha inseguito in vano. Che cosa è avvenuto? Omero lo spiega, dice, che usa un verbo molto caratteristico dell'epica greca, thelgein, che vuol dire incantare gli occhi. Ciò che è avvenuto, quindi, non è propriamente che Apollo è diventato Agenore, è che Apollo, con la sua forza divina, ha come stregato gli occhi di Achille e gli ha fatto credere di vedere Agenore, ma non era Agenore, era Apollo. C'è una sottile differenza tra assumere veramente l'identità di un eroe o di un personaggio umano e in realtà incantare gli occhi degli umani e farli vedere quello che in realtà non avviene. Trovo che tra l'altro sia un modo estremamente più affascinante, no, di descrivere il potere degli dèi, non solo assumere un'identità, ma assumerla negli occhi di chi ci guarda senza che ci sia bisogno che il Dio faccia nulla. Del resto è un Dio, quindi può fare ovviamente ciò che vuole, no? Il potere di fare ciò che vuole. Parlavamo di visibilità e invisibilità. A volte gli dèi sono semplicemente invisibili, cioè non si mostrano. Ci sono, ma non si mostrano. Ma come funziona l'invisibilità degli dèi di Omero? Ecco, noi moderni ci siamo fatti un'idea del visibile e dell'invisibile, che è diversa da quella che è praticata nei poemi omerici. Faccio un esempio, qualcuno se lo ricorderà forse, un vecchio film, è del 1933, che si chiama L'uomo invisibile. Qualche volta lo rifanno in televisione. È un film di James Whale. E c'è questo personaggio, Dr. Griffin, che è uno scienziato, un po' pazzo, che ha inventato una formula per cui ha creato una pozione bevendo la quale si diventa invisibile e lui diventa invisibile. In che senso diventa invisibile? Nel senso che appunto intendiamo noi, cioè che non si vede più, gli si passa attraverso lo sguardo, non lo percepisce. Infatti c'è una scena molto divertente, quella in cui si vede il dottor Griffin tutto fasciato di bianco e allora lo si vede, poi man mano lui si sfascia e sparisce, perché in realtà sotto non c'è nulla, cioè lo sguardo lo attraversa. Non funziona così in Omero. In Omero funziona all'opposto, l'invisibilità. Cioè non è tanto essere permeabili allo sguardo, quanto creare una barriera che nasconde il Dio. Lo nasconde. Ora vedremo proprio cosa significa nascondere il Dio. Ma intanto cerchiamo di descrivere che cosa accade, no? Omero dice che c'è una sostanza che chiama Aer, che è una specie di nebbia, che avvolge la divinità. Oppure a volte semplicemente si dice è una nube che l'avvolge, una nuvola. Questo non è tipico solo di Omero.
Perché anche nel folklore tedesco, per esempio, l'invisibilità è fatta come un mantello di nebbia, si dice, Nebelkappe, c'è una cappa di nebbia che il personaggio indossa e scompare. E lo stesso anche nell'epica russa, il principe stregone che si chiama Vsleslav, anche lui ha un mantello di nebbia che lo copre e con quello diventa invisibile. Però è diverso, vedete, tra l'essere permeabili, trapassabili dallo sguardo, come il dottor Griffin, no? Che non c'è, c'è ma parla ma non lo si vede, e invece essere avvolti da questa cappa di nebbia. È la stessa cosa che i più giovani conoscono. È quelli che Harry Potter chiama Invisibility Cloaks. Anche lui ha dei mantelli, delle vesti che lo rendono invisibile e scompare. La sostanza che rende invisibile, come vi dicevo, è l'aer, oppure l'aria, una specie di nebbia, di aria densa, oppure la nuvola, ma a volte ci sono delle nuvole speciali. In realtà i poemi omerici sono molto ben costruiti, non hanno nulla di casuale. Vi descrivo la scena. Una volta Era, la dea Era, vuole sedurre nuovamente Zeus, che come sapete è abbastanza, come marito, abbastanza distratto da altre passioni, da altri desideri. Lo vuole sedurre per un suo scopo di, in realtà, di potere, di controllo, e quindi si fa dare un cinto da Afrodite a cui nessun uomo può resistere, nessuna divinità, nessuno può resistere. È la seduzione per sempre. Allora, Zeus è affascinato da questa moglie che ritrova come una donna assolutamente desiderabile e dice: facciamo l'amore subito qui. Era è sul monte in cui si trovano. Era dice: no, è vergognoso, dice: no, potrebbero vederci. E Zeus risponde: ma io ci avvolgerò entrambi, saremo avvolti da una nuvola d'oro e questo ci renderà invisibili. Normalmente la nuvola che avvolge il Dio non è mai d'oro, è solo qui che è d'oro. L'oro, tutti nei poemi omerici, manifesta sempre il rapporto col divino, cioè una sostanza talmente preziosa che quando si dice che qualcosa è d'oro, vuol dire che è vicino agli dèi, in qualche modo, che è vicino al mondo di sopra. In questo caso, quindi, che cosa avviene? Che quella nuvola è una nuvola ancora più nuvola, cioè ancora più divina. Perché deve essere più divina? Perché lassù, sul monte in cui si trovano, non ci sono, non possono esserci solo dei, ma solo uomini, ma anche dei. Quindi ci vuole una nuvola ancora più impenetrabile. E questa è una nuvola d'oro, questo manifesta. Cioè nemmeno gli dei possono vedere i due che fanno l'amore, no? Devono essere perfettamente nascosti anche allo sguardo divino. Ecco perché è una nuvola speciale, una nuvola che ha qualche cosa in più, che è l'oro che la manifesta. Altre volte il Dio diventa invisibile perché, dice Omero, è avvolto dalla notte. Oppure, in un altro caso, Atena si mette un elmo speciale, che è l'elmo del Dio Hades. Chi è il Dio Hades? Il Dio Hades è il Dio degli inferi, il Dio dei morti, e il suo nome proprio significa l'invisibile. Quello che non si può vedere. Perché? Beh, perché i morti non si possono vedere, cioè è il regno dell'invisibilità per eccellenza, no? Quindi lui porta quel nome. L'elmo di Ade rende invisibili a tutti, ma anche qui in che modo si realizza questa invisibilità? Si realizza perché l'elmo di Hades produce una notte che avvolge completamente la persona. E quindi chi la indossa, una volta la indossa l'eroe Perseo per compiere una sua impresa, una volta la indossa Atena, viene avvolto da questa notte che lo rende completamente invisibile. Però, proviamo a immaginarci la scena, no? Che cosa vede un mortale a cui viene incontro un dio che è avvolto da una nuvola? Vede una nuvoletta che si muove incontro a lui, non è possibile. Oppure vede un buio, un cono di buio, non è molto credibile. Vi faccio un esempio più concreto che forse ci rende le idee più chiare.
Una volta Odisseo, stavolta è un umano che è in gioco, Odisseo è nella regge dei Feaci, però è stato reso invisibile. Perché? Perché la dea Atena gli ha messo intorno alla solita nube. Allora Odisseo avanza nella regge, va verso il re e la regina dei Feaci, che sono Alcino e Arete, e però nessuno lo vede. Finché a un certo punto esce dalla nube, la nube si dissolve e tutti con grande stupore vedono che c'è Odisseo di fronte a loro, c'è quest'uomo, questo sconosciuto di fronte a loro. Come dobbiamo immaginare la scena? Che c'era una nuvoletta che avanzava. Ma è possibile, cioè, sarebbe ridicolo. L'Odissea non è un poema ridicolo. Non può essere che c'era un fiotto di fumo che avanzava. Poi qualcuno l'avrebbe notato, avrebbe detto, ma che cos'è questo fumo? Nessuno si accorge di nulla. Però, ripeto, non è nemmeno detto che Odisseo sia diventato trasparente, perché non è questa l'idea. C'è intorno una nube, che però nessuno vede. È il poeta che è inaccurato, che è distratto? No, è perché è un modo di immaginare l'invisibilità, che è diverso dal nostro, e che vale la pena di approfondire, perché, come dire, questo permette ancora di più di entrare nella fantasia omerica. L'esempio ce lo dà ancora una volta Odisseo, in una delle scene forse più belle dell'Odissea. Lui è sbarcato a Itaca, finalmente è tornato a casa sua, è tornato da Penelope, è tornato dai suoi, però ancora nessuno lo vede, nessuno lo riconosce. Perché? Perché la regge, come sapete, è occupata dai pretendenti, lui rischierebbe di essere riconosciuto, forse ucciso, quindi per ora lui è tenuto, come dire, nascosto dalla dea Atena che l'ha condotto fino a Itaca. Solo che cosa è accaduto? È accaduto che la dea ha sparso su Itaca quella famosa nebbia, che è sempre in gioco nei poemi omerici, ma questa nebbia però che effetto ha prodotto? Non di nascondere, ma ha fatto sì che Odisseo non riconosca più casa sua. Infatti è disperato, teme che la nave dei Feaci, che l'ha portata a Itaca, in realtà l'abbia condotto da un'altra parte, perché non riconosce più i luoghi, che sono i luoghi della sua infanzia, della sua vita, come dire, la vita dei suoi familiari. E dice Omero, c'è cioè un verso molto bello, dice: perciò altro alla vista ogni cosa appariva al Signore, i lunghi sentieri, i porti di facile approdo, le rupi scoscese, gli alberi rigogliosi, appariva altro alla vista. Omero crea sempre degli aggettivi, dice allo eides, cioè è proprio un termine proprio per dire che è diverso a guardarlo, cioè non lo riconosce più. È disperato, si rivolge finalmente alla dea, la quale dilegua quella nebbia e lui riconosce i luoghi. Finalmente diciamo, ah, ma questa è Itaca, sono a casa mia, non l'avevo riconosciuta. Questo ci fa capire come funziona la nebbia che rende invisibile. In realtà non è, come dire, una cortina spessa che nasconde, ma come tale è anche visibile agli altri. No, è al solito una cortina di illusione, fa vedere le cose in un altro modo, non è che nasconde o cela, deforma, un po' come quell'illusione che dicevo prima, no? Di Apollo che incanta gli occhi di Achille che insegue Agenore e gli crea l'immagine negli occhi che lui è Agenore, ma in realtà non è. È tutto un gioco di illusione. E anche questa famosa nebbia, queste nubi di cui stiamo parlando, hanno questa funzione, questo potere. Non nascondono, ma deformano, sviano, creano fantasmi. E con questo, come dire, c'è una piccola strada, ma ci permette di entrare dentro la fantasia di Omero, no? Com'è che lui fa immaginare ai suoi personaggi, fa vedere l'invisibile? Glielo fa vedere facendolo diventare un'altra cosa, per questo che diventa invisibile. Non è propriamente un'invisibilità, è un gioco continuo di illusioni. Del resto, le nubi sono, per definizione, nella cultura greca, sono l'inganno. Qui c'è, come dire, un rapporto con un codice culturale, con dei significati simbolici che
che sono caratteristici della cultura greca, non solo di quella omerica. Nuvola è sinonimo di illusione per i greci, è sempre illusione. Per esempio, una volta in cui un personaggio si innamorò di Era, un personaggio folle ovviamente, perché nessuno può innamorarsi, nessun mortale può innamorarsi di una dea e desiderare di sedurla. Si chiamava Issione questo personaggio. La volta in cui Issione si innamorò di Era e cercava di sedurla, di violentarla, come lo punì Zeus? Gli creò una nuvola che sembrava Era. E quindi Issione che cosa fece? Si unì a una nuvola, credendo di amare Zeus e di amare Era. È il modo greco, il modo omerico, se volete, mitico, di descrivere l'illusione in cui cade Issione, che è appunto amare una nuvola. È come se in realtà non ha amato nessuno, non ha amato niente, ma ha semplicemente, come dice il testo di Pindaro, ingravidato una nuvola. Perché la nuvola è per definizione l'illusione, e se pensate alla commedia di Aristofane, Le nuvole, è appunto una commedia in cui le nuvole rappresentano questo che è l'inganno, questo che è l'illusione per eccellenza. Ma come vedono i mortali? Che abbiamo parlato dell'illusione di Apollo che incanta gli occhi di Achille, abbiamo parlato della nebbia che non rende invisibile ma deforma la realtà, la fa apparire in un altro modo. Certo, questo fa pensare alla vista degli uomini. Gli uomini come vedono, secondo Omero? Anche qui si fanno delle scoperte, diciamo, interessanti, no? In realtà, quello che si capisce dai testi omerici è questo, che gli uomini potrebbero anche vedere gli dèi come sono, ma in realtà non possono, perché ai loro occhi c'è come un blocco, come se fossero bloccati. A me l'immagine mi viene in mente come quelle automobili che hanno un blocco e più di tanto l'acceleratore non scende, no? È così, la macchina potrebbe anche andare di più, però c'è un blocco nell'acceleratore. È così, la vista degli uomini potrebbe arrivare anche a vedere gli dèi, ma c'è un blocco che li ferma. Questo blocco ha un nome, è un sostantivo greco che è aklus. Aklus, che vuol dire di nuovo nebbia, foschia, oscurità. Cioè gli occhi degli uomini costituzionalmente sono velati dall'aklus, che gli impedisce di vedere di più. Cioè possono vedere, ma fino a un certo punto. Come lo capiamo questo? Lo capiamo dalla volta in cui a un eroe, viene tolta l'aklus. Questo eroe è Diomede. Diomede è un giovane guerriero, molto focoso, molto crudele, molto violento, che una volta arriva persino a scontrarsi con gli dèi. E perché lo fa? Perché può farlo? Perché Atena, sempre per un motivo di conflitto interno fra gli dèi, gli ha tolto l'aklus dagli occhi, gli ha tolto questo blocco, questa nebbia. E lui improvvisamente vede gli dèi come sono, e vede Afrodite, vede Ares, e anzi si avventa con la sua lancia contro gli dèi, e prima ferisce Afrodite a un braccio, che fugge piangendo e va a farsi medicare dalla madre, Dione. Dopo poi si scontra con Ares, è talmente forte che si scontra col dio della guerra, e ferisce Ares alla pancia. Ma perché può farlo? Non solo perché è un grande eroe, ma perché Atena gli ha tolto l'aklus, gli ha tolto il blocco, gli ha tolto il fermo. Questo fa pensare a un modo di concepire il corpo umano che è estremamente interessante. Per i greci, il corpo dell'uomo non è così diverso dal corpo degli dèi. Somiglia al corpo degli dèi, però è come se fosse sempre uno o due gradini sotto. Per esempio, gli uomini hanno il sangue, gli dèi hanno l'icor, che è un liquido divino, che però scorre nel loro vene come il sangue, però è divino, tant'è vero che il Dio è immortale. Gli dèi hanno ovviamente la vista, vedono potentissimamente ovunque, da tutte le parti.
Anche gli uomini hanno la vista, però hanno la cluster, ce l'hanno bloccata, arrivano a vedere fino a un certo punto, salvo le volte in cui qualcuno gliela toglie e vede di più. Gli dèi si cibano di nettare e di ambrosia, di cibi divini. Anche gli uomini si cibano, però di cibi mortali, di cibi che imputridiscono, di cibi che non sono nobili come diciamo i cibi di cui si nutrono gli dèi. Questo fa pensare che, come dire, il corpo umano sia una specie di corpo divino impoverito, messo qualche gradino sotto. Il che ha senso, perché in realtà gli uomini e gli dèi, questo lo si dimentica sempre, nella cultura greca hanno la stessa origine, cioè nascono, hanno gli stessi antenati. Non c'è quella diversità strutturale che c'è nella cultura, anche giudaica, cristiana, in cui Dio è eterno, è onnipotente, è invisibile, a un certo punto crea dalla terra l'uomo, quindi è completamente diverso. No, per i greci dei e uomini hanno in comune la stirpe, solo che, come dire, gli uomini sono un po' i cugini poveri, no? I parenti poveri, i discendenti poveri di questa schiatta, però non sono diversi dagli dei, diciamo, nella loro essenza, no? Nella loro natura. È solo una questione di gradazione, e questo, come dire, è una cosa che si capisce passando attraverso questo gioco dello sguardo, della clusso, no? Dello sguardo bloccato. Ecco, a questo punto ci potremmo chiedere, insomma, come sono questi dei? Come appaiono queste divinità omeriche? Perché messe tutte insieme queste cose sembrano un po' contraddittorie, no? Sicuramente hanno un aspetto antropomorfo, splendente, bello quanto si vuole, però di tipo umano, come quello delle loro statue, e però poi in realtà gli uomini non li vedono mai come sono, lo dicevamo, e li vedono come animali, come altri uomini che hanno assunto l'identità di questi uomini, come, addirittura come personaggi con nome e cognome, no? Come personaggi riconoscibili, oppure li vedono come animali, come lampi, li vedono, li sentono come voci, come il lampo degli occhi. Hanno tanti modi di manifestarsi. Si nascondono sotto quella nebbia che ne svisa l'aspetto, li fa sembrare altro. Probabilmente non sono riconosciuti come figure umane, ma chissà come, come paesaggi, come, non so, ci possiamo sbizzarrire, come alberi. Tutto questo fa sì che gli dei omerici, gli dei greci, non abbiano quello che noi chiamiamo un'identità precisa. L'uomo da cosa si caratterizza? In fondo, dall'essere lui sostanzialmente, dall'avere un'identità, una forma fisica che è quella, può mutare nel tempo, può mutare, grazie, può mutare negli anni, però si resta sostanzialmente quelli che siamo. Quindi deve avere un'apparenza, una voce, un modo di camminare, essere appunto identici a se stessi. Gli dèi no. Gli dèi sono molteplici nel modo in cui si presentano. Tanto è vero che un grande grecista francese che si chiamava Jean-Pierre Vernant aveva creato questa formula per definire gli dei omerici. Cioè, non sono persone, sono potenze, non sono persone, cioè sono puissance, sono forze, sono potenze. Perché la persona ha un'identità riconoscibile e fissa. Il Dio non ce l'ha, non ha un'identità, come si potrebbe dire, gerarchizzata, no? Come la nostra, che si costruisce attraverso, come dicevo, un'apparenza, un nome, un modo di camminare, un luogo di appartenenza, eccetera. No, il Dio è così, è molteplice, è frammentato in tutte queste forme di apparizione, diciamo. Questa è una limitazione del Dio? No, credo sinceramente che questo sia un privilegio del Dio, il fatto di non essere come siamo noi, come l'uomo. O meglio, di esserlo fino a un certo punto,
di esserlo e di non esserlo nello stesso tempo. D'altra parte, come si fa a rappresentare Dio, la divinità in generale? Non è una cosa semplice, anzi, sostanzialmente è impossibile. Cioè, avete mai pensato sicuramente che ci sono culture religiose che non rappresentano la divinità? L'ebraismo, no? L'islam, non si fa immagini della divinità. Non se le vuole fare. Perché? Perché non vuole che sia come gli uomini. Questo come dire, il grande dilemma, no? Anche delle culture cristiane, cattoliche, che invece si fondano molto sulla rappresentazione umana della divinità. Molte culture rifiutano questo perché Dio non può essere come gli uomini, se no non sarebbe Dio. Fra questi due estremi, no, non rappresentare la divinità per nulla, come appunto avviene nell'ebraismo o nell'islam, e rappresentarlo in forma totalmente umana, come avviene nella nostra tradizione iconografica della cristianità, soprattutto cattolica. Ecco, fra questi due estremi che cerco di descrivere, c'è una cosa che sta in mezzo, che sono i greci. I greci rappresentano e non rappresentano la divinità. Da un lato a volte ce la presentano antropomorfa completamente, sia pure bellissima, però contemporaneamente la rappresentano anche come qualche altra cosa, un lampo, una voce, un animale, un altro essere umano, per cui voi magari incontrate un uomo e non sapete che in realtà state incontrando un Dio. Ecco, questo è un modo per dire è un Dio, per, come dire, rappresentare simbolicamente l'assoluta diversità del divino, l'essere molteplice, l'essere in tanti modi. Questo è il privilegio della divinità. Ci sono dei vasi greci, soprattutto il V secolo, peccato che stasera non potevamo proiettare immagini. Sarebbero molto interessanti da vedere, perché mostrano proprio quello che cercavo di descrivervi prima. Cioè, sono scene in cui si vede una statua della divinità, per esempio la dea Atena, un supplice, che in genere è vessato da qualcuno che... una supplice, più spesso una donna che è vessata da qualcuno che la vuole trascinare via, la vuole prendere per i capelli, che si raccomanda a quella statua, e poi accanto la figura della divinità rappresentata nella statua. C'è un'altra Atena con gli stessi segni, si fa riconoscere come Atena, ma che non è una statua, è la divinità. Quindi ce ne sono due sostanzialmente sul vaso di divinità, una sotto forma di statua, l'altra sotto forma semplicemente antropomorfa della divinità. Che cosa sta dicendo chi ha dipinto il vaso? Sta dicendo: la supplice vede la statua e si raccomanda alla statua. In realtà nella scena è coinvolta anche la divinità, che la supplice non vede, che nessuno vede, ma c'è. È questo, sempre questo modo di dire. È il Dio, ma è lui, ma è anche altro, no? È la statua, ma è anche una presenza invisibile che si manifesta là dietro. Ecco, tutti questi paradossi della divinità sono per l'appunto l'eccezionalità del divino. Sempre Jean-Pierre Vernant, parlando del Dio greco, diceva, della religione greca, dice: che cosa fanno i greci? Aveva questa formula molto francese, elegante, diceva: fare l'altro usando lo stesso, cioè utilizzare dei modi di rappresentazione umana, degli elementi umani, per rappresentare l'altro per eccellenza, quello che non si può rappresentare, il Dio. Questo è per l'appunto tutto, se volete, tutto il gioco, tutto il meccanismo messo in atto da Omero per farci vedere e non vedere, per darci l'illusione e nello stesso tempo la certezza dell'esistenza del divino e degli dei. Grazie. Beh, ero certo che, grazie Maurizio, ero certo che se Maurizio Bettini avesse parlato degli dei greci ne saremmo usciti con una idea degli dei greci insieme più precisa e meno scontata e meno acquisita. E questo mi sembra fondamentale.
Se qualcuno vuole chiedere qualcosa, abbiamo qualche tempo. C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Ti passo il microfono. Però poi ne chiedo una io, come al solito. C'è qualcuno? Buonasera professore, una domanda brevissima. Lei ci ha rappresentato il modo di concepire delle divinità nel mondo greco. Se è possibile, in un flash, che differenza è possibile delineare rispetto a quelle che erano le divinità del mondo romano? Le potenze di cui lei prima ci ha parlato possono essere identificate in quelli che i romani chiamavano in Numina, o sono un altro tipo di espressione sacrata? Grazie. La religione romana, il problema che presenta questa religione è che è poi molto influenzata da queste cose che io ho cercato sommariamente di descrivervi, cioè si deve molto alla rappresentazione greca della divinità, però ci sono degli aspetti che sono abbastanza peculiari. Ve ne dico qualcuno che paradossalmente ha a che fare con la grammatica, cioè Angelo prima citava le mie remote lezioni di grammatica greca e latinese, ho avuto la grande fiducia nella grammatica. La grammatica fa ragionare. Vi faccio l'esempio. Nella religione romana esiste una divinità che si chiama Venus ed è Venere. Però se voi leggete Catullo, all'inizio proprio del Liber Catulliano, c'è un verso famoso che dice Lugete o Veneres cupidinesco, cioè piangete o Veneri, cioè parla di Venere al plurale. È una cosa che faceva già Plauto, che Catullo fa molte volte, che viene ripresa. Allora uno si domanda, dice, vabbè, Venus, ce n'è uno, è Venere. E queste Veneres chi sono? Si può dire anche al plurale la divinità, è strano. Un'altra divinità, Vertumnus. Vertumnus è un dio cui io sono affezionato, ho anche scritto un libretto su un libro sopra, che è un dio della metamorfosi, un dio molto simpatico, anche un po' briccone, divertente. E una volta Orazio ne parla, e parla però non di Vertumnus, parla di Vertumni al plurale, di nuovo un'altra pluralità. Così come esiste Iuno, Giunone, però esistono anche le Iunones. Anche qui ci troviamo di fronte a un'oscillazione, no, della divinità, però in un altro modo rispetto a come lo descrive Omero. Cioè, il Dio è singolare ma è anche plurale. Può essere uno, ma possono essere anche tanti. Il che torna col fatto che poi esistono tutti gli epiteti che definiscono le divinità, no? Venus, Venus Erycina, Venus Victrix, ce ne sono tante di Veneres. Però in sé, a parte il problema degli epiteti, c'è che la divinità non sta proprio dentro le categorie del linguaggio come ci sta al solito un umano. Perché se c'è Publius, quello è Publius, ci possono essere i Publi, se no sono tante persone ma diverse, non sono la stessa. Mentre se io dico Venus e Veneres, pluralizzo questa divinità. Allo stesso modo, a volte, queste divinità si presentano maschili, tipo Silvanus, però poi c'è anche Silvana, oppure esiste Liber, però c'è anche Libera. Cioè, si possono fare maschile e femminile molte divinità romane. Anche qui la grammatica, no? Il genere grammaticale, maschile o femminile. Lì è oscillante, mentre al solito per una persona umana o è maschile o è femminile, non c'è questa possibilità, così come o è singolare o è plurale. È sempre un modo per segnalare il carattere eccezionale del Dio, però con altri strumenti, cioè attraverso il linguaggio. Anche l'esempio che faceva lei, Numina, sempre per insistere con la grammatica, no? Ma numen, per dire Dio, è un nome neutro. Cioè, che non implica una determinazione di genere, ed è il nome più comune che si usa per definire il Dio in latino. Anche qui, di nuovo,
posso dire il numen di Iuno, ma posso anche dire in numina di Iuno, allo stesso è uguale, per dire il carattere divino del Dio, sempre plurale o singolare. L'esempio forse più curioso, poi, perché è più banale, quello sta sotto gli occhi di tutti. Sapete che i morti si chiamano manes, di manes, sono i morti divinizzati. E ti dà l'idea di manes, che sono tanti, no? Dei mani. Però nelle epigrafi si può trovare di manes publititi, cioè gli dei mani, dis manibus di Publio Tizio, al singolare. Cioè come se Publio Tizio, una volta morto, diventasse tanti. Di nuovo c'è questa oscillazione, no? nel numero. Ecco, sono tutti modi che, diversi da quelli dei greci, sempre per manifestare che il Dio è sì come gli uomini, cioè c'è il genere maschile e femminile, sì, però contemporaneamente non lo è, perché può essere tutte queste cose insieme. Ecco, sono modi forse un po', come dire, originali di pensare la religione, però credo che sia questa la strada per capire come questi antichi si rappresentavano i loro dei, che è un modo così diverso da quello che condividiamo noi, no? Per noi sarebbe abbastanza inconcepibile all'interno di una religione o cristiana o giudaica o islamica pensare il Dio in questo modo così ambivalente, come se fosse un prisma che si sfaccetta. Ecco, per i romani invece questo è assolutamente possibile. C'è qualche altra domanda da fare a Maurizio Bettini? No, non ce ne sono più. Ne faccio una io, con cui penso che chiuderemo, se ti va Maurizio. È sempre questo riferimento a un libro tuo che ho amato e continuo a amare molto, che è quello sull'elogio del politeismo. Ecco, se potevi darcene una rapida sintesi in relazione al fatto che abbiamo parlato di dei, di dei omerici, abbiamo visto queste loro caratteristiche così diverse da quelle dei vari monoteismi, e sarebbe interessante in quest'epoca in cui ci sono conflitti di religione, in cui la religione continua a dividere, risentire un attimo da Maurizio Bettini, che aveva fatto uno studio molto brillante, molto accurato e molto profondo, il messaggio che viene dal politeismo greco. Beh sì, è una domanda che sì, mi attira moltissimo, perché è uno dei temi che più mi hanno appassionato nei miei studi. Quando si parla di politeismo, in generale scatta questo tipo di giudizio, no? È una cosa che appartiene a un passato molto remoto, è una religione sorpassata, come minimo, cioè parte considerarla vera, falsa, queste cose, però è sicuramente una religione che è stata superata, dimenticando che ci sono ancora milioni di persone sul pianeta che sono politeisti nella loro religione, quindi non è una cosa poi così remota. Che cosa è accaduto? Questa, diciamo, deformazione del politeismo antico, questo, come dire, giudizio negativo di default che viene dato al politeismo antico, deriva dal fatto che il cristianesimo si è costruito storicamente contro il politeismo, ha dovuto sconfiggere la religione tradizionale considerandola falsa, considerandola barbara, considerandola bugiarda, eccetera, e quindi ha lasciato poi nella storia questa idea che comunque sia è una religione che, se non è falsa, cioè, come dire, falsa lo dice un cristiano, chi non è cristiano però comunque pensa che è una religione minore, una religione ingenua. In realtà il politeismo ha almeno due aspetti, insieme a tanti altri, non solo grandemente rispettabili, ma che potrebbero oggi avere un'influenza molto positiva nella nostra congiuntura sociale e culturale. Faccio gli esempi. Che cosa di caratteristico il politeismo? Non tanto che ha molti dei, perché in realtà anche il cristianesimo poi ha molte divinità, pur essendo un monoteismo, però esiste la Madonna, esiste Gesù, esiste Dio Padre, lo Spirito Santo, i santi, quindi, come dire, è un monoteismo fino a un certo punto, diciamo. Quindi non è tanto questo il punto, quanto, ecco, il primo, non ci sono
non c'è questa idea che gli dèi degli altri sono dei falsi, che non si possono approvare. Anzi, gli dèi sono tutti buoni per gli antichi. Questo vale per il politeismo greco come per il politeismo romano. Sono tutti buoni. Possono non onorare gli dèi degli altri, ma se voglio lo faccio, cioè non c'è un blocco. Tant'è vero che posso arrivare al punto di importare, di prendere come mio una divinità altrui. Questo per esempio a Roma si vede benissimo. A un certo punto i romani, dopo una pestilenza, vogliono un dio della salute e importano il dio greco Asclepio, che diventa Esculapius. Durante le guerre annibaliche, quando Roma è veramente sull'orlo della catastrofe, si manda a prendere la divinità che si chiama Cibele, da Pessinunte in Asia Minore, la Magna Mater, la Mater Magna degli dèi, e la si porta a Roma e la si installa ufficialmente. Quindi io posso prendere divinità in prestito dagli altri, posso farle mie. Ora, questo è assolutamente impensabile nel mondo dei monoteismi, perché gli dèi si escludono fra loro, no? Non avrai altro dio fuori di me, non si può importare un dio. Purtroppo lo si vede anche ancora oggi, le difficoltà che ci sono, nel costruire le moschee. C'è una resistenza all'idea di questo dio degli altri che entra in un territorio che non gli compete, no? Quindi questo è un primo aspetto di grande interesse, di grande apertura. Il secondo aspetto, che forse è ancora più interessante, è la possibilità di identificare un dio che appartiene al mio pantheon, alla mia religione, col dio di un altro. Tutti noi siamo abituati all'idea che la romana Juno, Giunone, è la stessa cosa della greca Era, no? Oppure che il dio Hermes dei greci è il dio Mercurius dei romani. Non è un fatto semplicemente di mitologia, come si legge comunemente, è un fatto di religione, cioè queste divinità sono state identificate l'una con l'altra. I romani facevano questo anche con divinità non greche, ma germaniche, per esempio. A un certo punto Votan, Odino, viene identificato con Mercurius, col dio romano Mercurius. E così ci sono tanti altri esempi a Roma di identificazione fra gli dèi. Di nuovo, questo è qualcosa di non pensabile nelle religioni monoteistiche, dove vale il principio: il mio dio è quello vero, e quindi è l'unico, e quindi quello degli altri è falso. Non è così per gli antichi. Cioè, il mio Dio è il mio Dio, il tuo Dio posso identificarlo con il mio Dio, e con questo, quando poi io vado, non so, in Germania, incontro degli dèi molto oscuri che si chiamano Alci, questo lo racconta Tacito, dice: gli Alci in realtà sono Castor e Polluce, sono la stessa cosa, che naturalmente crea subito un contatto, una unione, diciamo, è un trade union la religione, non un meccanismo di separazione come purtroppo è stato, pensate nei secoli passati, le guerre di religione che ci sono state, no? Sanguinose. Perché? Perché queste divinità si escludevano fra loro. Ecco, gli antichi, greci e romani, erano popolazioni molto violente, sicuramente, molto crudeli, ma non hanno mai fatto la guerra per Dio. Non hanno mai conosciuto la guerra di religione, questo non era pensabile per loro, perché non c'era il meccanismo della verità, dell'unicità del Dio rispetto a quello degli altri. Ecco, se noi oggi potessimo, per avventura, avere un'idea simile della religione, drammatiche vicende come quella di Charlie Hebdo, no? In cui si uccidono delle persone perché hanno osato rappresentare Maometto in una vignetta satirica, li si uccide gridando Allah è grande. Ecco, questo per un romano sarebbe incomprensibile. Cioè, perché ammazzi la gente in nome di Dio? Questo non ha senso. Si ammazzavano ugualmente, ma non per questo. Ecco. Per questo io dico elogio del politeismo, perché il politeismo aveva degli aspetti di grandissimo interesse sociale, umano e culturale. Ecco, questo è un po' il punto della mia ricerca sul politeismo.
sono contento del politeismo. Insomma, questo aspetto del politeismo ancora suscita interesse. Bene, grazie a Maurizio Bettini, grazie a voi che siete qui. Ricordo due cose: chi volesse, andando un po' più in là, poi 5 agosto le facciamo più grandi, ci sono un po' di proiezioni di immagini, di idee sul castello. E l'altra, diciamo, sì, polemizzavo con la stampa cartacea, invece ringrazio la stampa online, non so se è presente Simona Pardini e tanti altri giornali, siti che di Mythos Logos stanno parlando molto. Bene, una serata anche questa secondo me molto bella, grazie Maurizio, ci vediamo dopo domani al Piasseo al pomeriggio, se piovesse in sala consiliare, e lo spettacolo invece del 31 luglio a San Terenzo, Maruzza Musumeci da Camilleri con Lunaria Teatro, se piovesse lo facciamo nel castello di Lerici. Grazie Irene. Ci sono i libri, chi volesse acquistarli, anche averli firmati, adesso viene il professore.